Paga o brucio l'albero di Natale, arrestate due persone per presunta estorsione alla ditta che ha allestito per Angas Piazza del Ferrarese. Primo passo per il restyling, oggi nella stanza del sindaco il presidente Giancaspro e il presidente del credito sportivo Abodi hanno presentato lo studio di fattibilità per il nuovo San Nicola. Caccia ai botti legali, periferia e mini market al setaccio per i controlli sui fuochi non a norma, nelle prossime ore si intensificheranno le verifiche dei carabinieri. Auguri dalla Rimbam Band, il nostro live dallo spettacolo di beneficenza organizzato dal centro socio riabilitativo Il Villaggio di Berucà con il gruppo comico musicale protagonista con Rimba News del palinsesto di Telebari. Buonasera in diretta dalla redazione di Telebari, come sempre saremo in vostra compagnia per un'ora per raccontarvi quello che è accaduto oggi nella nostra città e commentarlo con i nostri ospiti. Sarà oggi anche l'occasione per fare un bilancio di questo 2017 che sta per chiudersi. E allora, prima di passare alle notizie di questa giornata, c'è un aggiornamento sull'inchiesta, lo ricorderete, sulle presunte tangenti all'Arca. Sono stati revocati gli arresti domiciliari per la cancelliera della Procura di Bari, Teresa Antonicelli, e per l'imprenditore Antonio Lecce, coinvolti nella vicenda relativa alle presunte tangenti in cambio di varianti agli appalti su case popolari e alloggi universitari. L'indagine il 5 dicembre scorso aveva portato all'arresto dell'ex direttore generale di Arca Puglia, Sabino Lupelli, e di altre quattro persone e all'interdizione di un altro imprenditore, l'ex direttore di Telebari, Dante Mazzitelli. Proprio a Mazzitelli nei giorni scorsi il giudice ha ridotto la misura interdittiva da un anno a un solo mese. Il GIP Giulia Romanazzi ha revocato la misura cautelare per Lecce e per la cancellazione, sostituendo nei loro confronti la detenzione domiciliare con l'interdizione, mentre restano i domiciliari Lupelli, l'imprenditore Massimo Manchisi e l'avvocato Fabio Mesto. E adesso parliamo di restyling del San Nicola, ecco il nuovo stadio, la FC Bari e il presidente del credito sportivo si sono dati appuntamento oggi con il sindaco Antonio De Caro per presentare lo studio di fattibilità per la ristrutturazione della casa dei biancorossi. Vediamo insieme quali saranno le principali novità. La soluzione è l'avvicinamento degli spalti, delle gradinate al campo di gioco e la copertura complessiva, cosa che oggi invece non abbiamo, di tutti gli spalti con una struttura superiore. Quindi nell'ambito di questa soluzione hanno già individuato delle soluzioni tecniche che prevedono l'avvicinamento, le inclinazioni diverse, l'approfondimento del campo di gioco, presenteranno La riduzione dei posti, così come i nuovi stadi, presenteranno nei prossimi giorni, sulla base degli ultimi studi che stanno facendo, ci presenteranno la proposta. Nel momento in cui viene presentato il progetto si aprirà la conferenza dei servizi che si esprimerà in maniera abbastanza veloce. Cioè, la documentazione che ho visto oggi e la presenza del credito sportivo mi fanno pensare che ci avviamo verso la soluzione del problema stadio. Ovviamente poi sarà il Consiglio Comunale a valutarlo, a decidere, e toccherà ai consiglieri comunali valutare se fare la concessione o prendere i risultati della gara. Presidente, adesso speriamo di andare in Serie A, Presidente. Lo stadio lo sistemeremo, speriamo di andare in Serie A. Le due cose andranno di pari passo, confidiamo, ne siamo ragionevolmente convinti. Ci stiamo lavorando ai vari livelli. Posso dire con ragionevole certezza che ci sarà un bel 2018 sotto questo profilo. La cronaca: avrebbero tentato di estorcere denaro la ditta incaricata dell'allestimento dell'albero di Natale nella centrale piazza del Ferrarese, chiedendo dai 2.500 euro per non bruciarlo. Con l'accusa di tentata estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso, la squadra mobile ha arrestato nella tarda serata di ieri il 30enne Antonio Manzari, soprannominato Tonino l'Impiccioso, e il 42enne Francesco Longo. Chiedo scusa al sindaco e a tutti i baresi per quello che ho fatto. L'albero di Natale è un simbolo della città e ho sbagliato, e quanto dichiarato Manzari nell'interrogatorio di garanzia davanti al gruppo del Tribunale di Bari Alessandra Piliego. Manzari, assistito dall'avvocato Massimo Roberto Chiusolo, al giudice ha ammesso gli addebiti dicendo di averlo fatto per difficoltà economiche. Al termine dell'interrogatorio il difensore ha chiesto la sostituzione della misura cautelare dal carcere agli arresti domiciliari e il GIP si è riservato di decidere. Per la stessa vicenda sono state arrestate altre due persone, il 42enne Francesco Longo, che non si è sottoposto ad interrogatorio per motivi di salute, e anche il minorenne coinvolto, che su disposizione del Tribunale per i minorenni di Bari è attualmente detenuto nell'Istituto Fornelli. In una nota De Caro ha ringraziato la magistratura per aver condotto le indagini in tempi brevi e tutte le persone che hanno avuto il coraggio di denunciare. Stretta sui botti illegali di fine anno, militari in azione nelle periferie e nei mini market. Sentiamo.
cantinola e box nelle palazzine popolari della periferia cittadina, da sempre utilizzati come nascondigli di botti legali e laboratori di artifici pirotecnici e artigianali, i più pericolosi ad alto potenziale esplosivo, su cui i carabinieri da giorni stanno mettendo in atto un'azione repressiva con sequestri di quintali di botti. In queste ore i militari, anche in borghese, stanno passando al setaccio i locali interrati degli stabili nei quartieri Iapigia, San Girolamo, San Paolo, Enziteto, Libertà, utilizzati come deposito e nascondiglio di artifici pirotecnici. A Iapigia e Madonnella tre persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria perché trovate in possesso di quasi 300 kg di materiale pirotecnico vietato alla vendita. Nel mirino dei carabinieri e della polizia locale e anche i piccoli supermarket di periferia ed empori cinesi non abilitati alla vendita di botti. L'ultimo maxi sequestro in una villa nelle campagne di Ruvo, dove era stato allestito un vero e proprio opificio per la costruzione di bombe carta e batterie piriche già pronte all'uso. Di sanità, ricorderete le polemiche all'indomani delle festività natalizie per il pronto soccorso dell'ospedale pediatrico preso d'assalto con lunghe code e lunghe attese per i bambini. Ebbene, è stato raddoppiato il servizio SCAP, due pediatri per turno di supporto e i medici del pronto soccorso arriveranno. Il servizio SCAP del Giovanni XXIII raddoppia dopo le polemiche del ponte di Natale. L'ambulatorio pediatrico istituito per decongestionare l'emergenza urgenza dei codici bianchi sarà dunque potenziato già da domani, dalle 8 alle 20 e per tutto il weekend lungo, compreso il 1 gennaio. Nei giorni scorsi il gruppo Mamme Future Mamme della giornalista e blogger barese Benedetta Mafia aveva chiesto un intervento in questa direzione. Solo il 26 dicembre sono stati più di 140 gli arrivi al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico a causa del picco influenzale che quest'anno ha riguardato in particolare i bambini tra 0 e 14 anni. Bene, siamo al nostro live dedicato allo spettacolo ma anche alla beneficenza per lo spettacolo del Rainbow Band organizzato dall'associazione Il Villaggio di Berucà, o meglio il centro socio-riabilitativo. E allora in diretta dallo Showville c'è l'inviata di questa sera per noi, Barbara Cirillo. Barbara, buonasera. Buonasera Alessandra, buonasera a tutti i nostri telespettatori, sono in compagnia di Pietro Caroli che ha organizzato tutto questo, presidente dell'associazione Custodi del Creato che poi gestisce il villaggio Berucà. È la prima volta che andate in trasferta, come si suol dire, non organizzate un concerto, comunque un evento di Natale o comunque delle festività all'interno del villaggio. Sold out per la Rainbow Band, non potevate scegliere gruppo migliore? Sì, effettivamente siamo veramente felici di questo sold out, perché la Rainbow Band è un gruppo meraviglioso. L'anno scorso c'è stato un concerto natalizio al villaggio e è andato bene, ma per noi, ecco, la prima volta in trasferta, siamo veramente felici di questo bel risultato, perché la solidarietà, la musica, i gruppi bravi veramente pagano tantissimo. Io li ringrazio pubblicamente. Villaggio Berucà, che è un centro socio-riabilitativo soprattutto incentrato sulla pet therapy, è ovvio che alla fine dell'anno si tracciano dei bilanci, no? Però si pensa anche all'anno futuro. Quali sono le novità per il 2018? Sì, pensiamo soprattutto al futuro. Abbiamo tante belle novità per l'anno prossimo. In modo particolare, dal 16 gennaio inizieranno delle attività pomeridiane innovative al massimo, del tipo educatore cinofilo in erba, veterinario in erba, veramente interessanti sia per i minori che per gli adulti, quindi aspettiamo chi è interessato può venire da noi, non solo per le persone con disabilità ma anche per le persone normodotate. Vogliamo veramente realizzare l'integrazione. Invece i fondi di questa sera saranno indirizzati verso un progetto ben preciso o hanno altre finalità? No, riguarda sempre il sostegno all'attività del villaggio, perché al momento ci stiamo autofinanziando per la gestione in attesa di eventi positivi in merito soprattutto alla convenzione ASL. Siamo fortemente fiduciosi in merito e pertanto abbiamo necessità di autofinanziarci. E allora un grande in bocca al lupo per il prossimo anno, auguri invece per l'anno che sta per terminare. Ovviamente buona serata, perché tra pochissimo inizierà lo spettacolo. Grazie a Pietro Caroli. Viva il lupo e tanti auguri a tutti quanti. Grazie a tutti. Alessandra, io ti restituisco la linea, intanto vado dietro le quinte a disturbare la Rainbow Band. E allora ci vediamo tra poco, noi andiamo avanti con la politica. Il Partito Socialista Italiano di Puglia ha presentato oggi a Bari il simbolo della lista Italia Europa Insieme, con la quale insieme a Verdi Area Civica concorre alle prossime politiche nella coalizione di centrosinistra. Sentiamo l'intervista al segretario metropolitano Claudio Altini.
Un progetto che, diciamo, al quale stiamo lavorando da parecchio tempo a livello nazionale, un simbolo che richiama comunque una bellissima parola in questo momento del centrosinistra, proprio la parola insieme. In un momento in cui il centrosinistra tende a dividersi, noi cerchiamo di unire tre grandi simboli che hanno fatto la storia di questo paese. L'alleanza con Verdi e Area Civica? L'alleanza con Verdi e Area Civica deriva proprio dal fatto di punti in comune sia sullo sviluppo, sulla sostenibilità ambientale, punti in comune su diritti per i lavoratori, a tutela anche delle imprese, ma soprattutto un grande progetto che è quello di riunire il centrosinistra per poter competere con Silvio Berlusconi da una parte, ma soprattutto con populisti e destra dall'altra. Cosa sarebbe di diverso rispetto alla vecchia sinistra? Una sinistra riformista è sempre diversa dalla sinistra tradizionale, una sinistra che guarda al futuro tutelando comunque le fasce dei più deboli, guardando alle fasce sociali più disagiate, ma soprattutto è una sinistra, quella di insieme, è una sinistra che guarda un progetto da presentare agli italiani attraverso delle primarie delle idee. L'immaginario nel presepe, il titolo della mostra collettiva allestita nello spazio giovani di Via Venezia, la mostra resterà aperta al pubblico sino al 4 gennaio, sentiamo. La barca appunto sono gli emigranti che effettivamente arrivano sulle nostre coste, no? E quindi il tema del presepe è accoglienza, tutto mare, perciò il mare aperto che noi accogliamo tutti, come tradizione diciamo barese. Ispirati alla tradizione ma allo stesso tempo con un richiamo ai temi di attualità come l'immigrazione e l'accoglienza, sono i presepi allestiti nella Galleria Spazio Giovani in via Venezia 41, nella mostra collettiva di una decina di artisti baresi, maestri presepisti di antica tradizione come Vito Colella e Gaetano Perfetta, tanto per citarne alcuni, ma anche giovani artisti ispirati al tema della natività che attraverso le loro opere d'arte hanno veicolato al pubblico messaggi di speranza e di attesa per un mondo migliore. C'è anche un presepe ispirato alla tradizione ebraica, altri futuristici in cui si fondono tradizione e modernità. Il messaggio di noi presepisti è quello appunto di nella tradizione che purtroppo si è persa, è di recuperare il valore della famiglia e quindi di speranza, no? Perché diciamo tutto possa andare per il meglio e non perdersi diciamo nel consumismo quotidiano e natalizio, festaiolo e quant'altro. Arriveranno anche dalla Germania e dalla Svizzera per la 19ª edizione della Marcia Longa Nicolaiana che darà il benvenuto al 2018 barese. Sentiamo. Tutti in corsa nel nome di San Nicola. Si inaugura così il nuovo anno a Bari con la 19ª edizione della Marcia Longa Nicolaiana. Appuntamento il 1 gennaio alle 10.30 nella Basilica. Prima la Santa Messa con la benedizione del Priore, poi alle 11.35 il via per i vicoli più suggestivi della città vecchia e del Borgo Murattiano per allungare il passo fino alla spiaggia di Pane e Pomodoro, dove non mancherà tanto divertimento, anche musicale, e l'immancabile ormai tradizionale tuffo in mare. Un evento che attira non solo corridori professionisti e cittadini baresi, ma anche molti curiosi in arrivo dalla Germania e dalla Svizzera. Organizzata dall'associazione Liberty Bari, vede il supporto della WISP Bari, del Centro Sportivo Italiano, e per la prima volta quest'anno di Puglia Promozione, perché la Marcia Longa Nicolaiana inaugura una nuova stagione del turismo medio in Puglia e non solo. Un movimento culturale, in quanto non solo inaugura l'anno con un inno allo sport, all'attività motoria, ma soprattutto alla coesione tra cittadini, perché è un evento che al di là dei runner, dei praticanti, comunque raccoglie anche in un punto che è un centro di aggregazione per giovani, per adulti, quale Pane e Pomodoro, dove ci sarà il tradizionale bagno a mare, tantissimi cittadini. Bene, ci fermiamo, breve pausa pubblicitaria, restate con noi, tra poco commenteremo, meglio faremo un bilancio di questo 2017 con il caporedattore del Corriere del Mezzogiorno, Angelo Rossano, tra poco. Che 2017 è stato? Oggi diamo i voti a quest'anno che sta per concludersi sotto vari profili. Lo facciamo con il caporedattore del Corriere del Mezzogiorno, Angelo Rossano. Ciao Angelo, benvenuto. Ciao Alessandra, buonasera a tutti.
Allora, non ti dirò di essere buono, perché dobbiamo essere più che altro obiettivi, come sempre sai fare, appunto. Infatti. Allora, cerchiamo di passare in rassegna un po' gli eventi che hanno contraddistinto questo 2017. Ecco, se pensi all'anno che sta per concludersi, qual è l'evento, il fatto di cronaca che più ti è rimasto impresso, Angelo? Per Bari? Beh, il G7 probabilmente, sì, direi il G7, ma davvero devo dare i voti? Sì, dovrò dare i voti poi ai politici, no? Ah, ai politici. No, perché per il G7 io darei veramente quasi un 9 alla città, non ai politici, anche se... Ah, ecco, che regia prontissima. Ringraziamo Giuseppe Mondelli, bravissimi, no, proiettano le immagini. Io, insomma, il G7 è servito non tanto come si pensava a far conoscere Bari al mondo, perché poi è stata una stagione di G7 in Italia, quindi sono in molte città. E intanto notiamo che a Bari è stata una delle città dove non è successo nulla. Non voglio dire per fortuna, non è successo nulla perché evidentemente le cose erano organizzate per bene. Dicevo, non è servito tanto a far conoscere Bari al mondo, ma forse è servito a conoscerci meglio, a conoscere meglio noi stessi, cioè a capire cosa siamo capaci di fare come città. Abbiamo accettato, ora forse conviene ricordarlo a noi stessi e ai telespettatori, dei disagi pesantissimi. Vediamo, quella è Bari Vecchia, sì. È praticamente blindata, sì. Ma tutto il centro era... Non si poteva accedere, bisognava sostanzialmente rinunciare alle macchine, addirittura sono state chiuse le scuole in quei giorni. Beh, tutto questo è stato accettato con ordine, con serietà, senza sceneggiate, senza troppi patemi d'animo, per un certo verso si potrebbe dire che, guardate che bello, ha corso Vittorio Emanuele senza auto. Insomma, abbiamo davvero imparato tanto. Abbiamo imparato, per esempio, che Bari è una città, questo io l'ho imparato in prima persona, vedo proprio le biciclette, a quello faccio riferimento, è una città dove si può girare in bicicletta amabilmente, soprattutto in primavera, quello era, se non ricordo male, maggio, maggio. Perché era vicino alla giornata di San Nicola. E fa bene alla salute andare in bicicletta, è comodo la città perché non ha salite e discese come moltissime altre città, ha un difetto che magari in altre città c'è un po' meno, ma neanche forse troppo, che la bicicletta bisogna assicurarla per bene con una catena. E sì, e non è detto che non offre nessuna garanzia assoluta la catena, però se poi, insomma, ad Amsterdam succede. Ad Amsterdam i furti di biciclette sono all'ordine del giorno, poi li finiscono in un canale, le biciclette rubate, fanno quello che devono fare, arrivano dove devono arrivare e le buttano nel canale. C'è un servizio pubblico che ogni tanto draga i canali di Amsterdam per recuperare le biciclette, perché sennò poi diventano troppe. Quindi, insomma, non buttiamoci troppo la croce addosso sui furti delle biciclette. Certo, sarebbe bello se io stesso, che ho iniziato a usarla per andare a lavorare, per girare... E poi un po' mollato perché è arrivato il freddo, ma con la primavera magari conto di riprenderlo. Se appunto, conoscendoci meglio, scopriamo che possiamo andare in bicicletta, che è divertente, che ci fa bene, che si fanno molti più incontri che di quando vai in macchina, che insomma, noi abbiamo scoperto noi baresi abbiamo scoperto una città più bella. E devo dire, è una città che è stata capace di accogliere anche la protesta. Mi ricordo che seguì direttamente, andai proprio sul posto della protesta dei... Insomma, non so se chiamarli No Globa, non so se si chiamano ancora insomma, No Globa. Però, insomma, c'erano Cobas, c'era una certa preoccupazione e invece è andato tutto bene, consentendo a tutti di esprimere le proprie idee, consentendo la manifestazione, la protesta, però davvero non successe nulla. Questo merito dell'amministrazione comunale, grande intuito e grande coraggio, De Caro nell'accogliere, nell'agevolare questa cosa, se posso dirlo, però se parlo troppo mi fai tacere, visto che parliamo di fatti internazionali, minor attenzione, minor intuito, minor acume è stato mostrato dalla nostra classe dirigente nell'occasione della candidatura all'EMA, all'Agenzia del Farmaco Europea, che ha sede a Londra, e in occasione della Brexit doveva lascerà la sede, e Bari provò a candidarsi per ospitare, tenete conto che solo di posti di lavoro sono un migliaio circa, oltre tutto l'indotto economico che crea. Beh, si è creato un movimento di opinione in quell'occasione, nel corso di quest'anno,
però non ha convinto i nostri rappresentanti amministrativi, politici e istituzionali a dare seguito a questa cosa. Probabilmente l'effetto G8 ha pesato, cioè Bari ha già avuto il G8, non possiamo chiedere ancora una cosa di sì, no, ma chiede proprio andare al governo e dire Bari si candida. Poi hanno candidato Milano e non ce l'ha fatta neanche Milano, però forse quello poteva essere una carta da giocarsi, insomma. Allora, breve parentesi goliardica, perché andiamo al nostro live e lo facciamo in diretta dallo Scevillo, dove sta per esibirsi la Rimbam Band, nello spettacolo di beneficenza organizzato dal centro socio riabilitativo Il Villaggio di Berucà. Barbara, torno da te. Sì, Alessandra, in realtà sono venuta a disturbarli, ne ho trovato soltanto uno, Raffaello Tullo, buonasera, dove sono gli altri? Ciao Alessandra, era un po' che non ci si vedeva, però siccome è Natale, diciamo, abbiamo mangiato pesante, gli altri sono chiusi in bagno. Ma come ragazzi, chiusi in bagno? Ragazzi, siamo in diretta su Telebari, ragazzi... Scusate, chiedo scusa anche al caporedattore del Corriere del Mezzogiorno, che so, ragazzi, dovete, c'è Telebari, dobbiamo fare... Ma dove siete? Ho detto... Che momento imbarazzante, purtroppo siamo dei cessi... E ne mancano due però, dove sono? Ragazzi, dobbiamo... Che cavolo! Siamo concentrati. Chiedo scusa, Alessandra, siamo... Ciao Alessandra, ci stiamo concentrando. Siamo qui in diretta dallo Showville, dove abbiamo uno spettacolo. Vabbè, c'è un sold out, siamo pieni e adesso siamo un po' più vuoti e possiamo uscire, grazie. In uno spazio più salubre, guarda. Diciamo, no? Nel vostro camerino, facciamo vedere il vostro camerino. Alessandra, guarda che bellezza, si devono ancora cambiare, devono ancora vestirsi. Buonasera. Siete pronti? Siamo pronti. Chiedici, che cosa rappresenterete stasera? La sintesi del meglio o il meno peggio o il peggio proprio del nostro repertorio, della nostra storia, dei nostri 11 anni di storia. Conduce la serata Pagliarulo Francesco, che noto per le sue capacità dialettiche. Guarda. Sì, ciao. Ragazzi, questa è una prova generale in realtà, perché ricordiamo che voi il Capodanno lo passerete a teatro, a Lodi, no? Sì, siamo a Lodi, saremo il 31 dicembre, come sì. Non dico ogni anno, però come l'anno scorso, perché l'anno scorso c'era il teatro pieno, quest'anno c'è il teatro pieno. L'anno scorso eravamo a Lodi e quest'anno siamo a Lodi. L'anno scorso abbiamo forato e speriamo di non forare. No, non esiste. Io il primo gennaio voglio stare a casa, tranquillo. Mi sembra anche giusto. Mangia il panettone. Quelle, le lenticchie le mangerete a mezzanotte? Senti, l'anno scorso... Si è interrotto su Più bello uno spettacolo. Sai che mi hanno fatto ricordare che quando c'è stata l'inaugurazione della Fiera del Levante, l'ultima, e come capita, insomma, fece un editoriale sulla cerimonia di inaugurazione, di commento, e poi Renato Ciardo ci fece una canzone che era così divertente, così ridicola, così buffa, e io mi ricordo che la postai su Facebook e commentai, sì. E pensare che io ci faccio persino un editoriale, cioè... A volte la capacità di sdrammatizzare, di prenderla a ridere è vero. Tocca sana ed è utile anche per, diciamo, per chi poi fa l'osservatore in qualche modo di professione, serve anche a capire che poi certe cose bisogna sdrammatizzarle. Peccato che lo zainetto... Torneremo allo zainetto, ci ha abbandonato su Più bello, magari cerchiamo di ricollegarci non appena sarà possibile. Oppure hanno fatto uno scherzo a Cristina. No. Allora, Angelo, restiamo in tema in qualche modo di beneficenza o meglio di solidarietà, perché Bari ha sempre mostrato il suo volto più bello quando c'è stato bisogno e lo ha fatto proprio in occasione dello sbarco al porto di migranti, dove c'era un cospicuo numero di bambini e anche 4 donne incinte, se non ricordo male. Questo avveniva a luglio e avveniva anche in un momento in cui il dibattito, non che si sia arrestato, il dibattito politico sull'immigrazione, sull'ingresso di nuovi immigrati è sempre stato molto molto aspro. Non solo, era il periodo in cui c'erano sindaci, spesso di piccoli centri, che organizzavano le barricate per evitare che famiglie di migranti, perché poi nei piccoli centri venivano smaltiti piccoli numeri, organizzavano delle barricate con i cittadini per dire qui non c'è posto, non li vogliamo. E devo dire che anche in quel caso, ecco, stavamo dando i voti, anche in quel caso un 9 pieno alla città per la capacità, ecco, vediamo le immagini, di non solo accogliere, ma di rendersi disponibile, di portare aiuti,
beni materiali, vestiti, perché poi questa gente che arrivava dopo un viaggio in mare avventuroso con barche improbabili, venivano soccorsi e raccolti e poi portati in alcuni porti, in questo caso arrivarono a Bari. L'amministrazione comunale comunicava per tempo l'arrivo di queste persone, i mezzi di comunicazione come Telebari, come il Corriere, come tutti gli altri, davano notizia e il giorno dopo al porto si presentavano mamme, famiglie con pacchi. Portando tutti i beni di prima necessità che servivano in quell'occasione con una grande catena di montaggio dei volontari. No? Sì, credo che addirittura un po' di roba sia persino avanzata, tanto è stata la disponibilità. È un fatto di cui andare orgogliosi. Sicuramente qualcuno ha storto il naso, magari qualcuno avrebbe preferito... Insomma, non tutti sono pronti ad accogliere, però la città è pronta ad accogliere. Bari da questo punto di vista non può dare lezioni ad altre città, è già successo, tutti ricordano quello che è successo con la Vlora, la nave stracarica di cittadini albanesi che per la prima volta, quel giorno la storia bussò alle porte della città e non aspettò neanche che qualcuno aprisse. Arrivò, bussò e invase la città, noi fummo i primi. Ad accogliere questo 20.000 persone in un colpo 20.000, solo. Sì. Allora, abbiamo parlato di fatti belli che comunque hanno consegnato pieni voti, una promozione a pieni voti alla città di Bari. Adesso parliamo però di fatti brutti, come per esempio le offese sessiste in consiglio comunale. Ne abbiamo parlato ampiamente, ha tenuto banco per oltre un mese, una vicenda che non si è ancora conclusa, resta però una brutta pagina, una brutta immagine che la politica ha dato di sé anche a livello nazionale. Beh sì, tu ti fai riferimento a quella scheda per l'elezione di un paio di consiglieri comunali su cui era stato indicato il nome di Irma, l'unica consigliera che si chiama Irma Melini, con un epiteto molto, molto volgare. Il voto era segreto e la scheda però fu letta, ma fu letta su richiesta della stessa Melini, commettendo un errore. Poi se vuoi ci torniamo sull'aspetto dell'errore. Quella è stata una vergogna che per fortuna ha avuto una reazione molto dura e molto ferma da parte di tutti. Io ho un'idea su questa vicenda. Quello voleva essere uno scherzo stupido, una goliardata, non so se è stata una collega consigliera, un collega maschio, non lo so. Io ho questa sensazione che quello fosse uno scherzo, volesse essere una stupidata, ecco. Ovviamente, diciamo, secondo una cattiva valutazione dell'autore, però quella forse era l'intenzione. Vista la reazione, l'autore o l'autrice si è tirata indietro, ma l'unica vera soluzione onorevole di questa vicenda sarebbe stata una manina alzata, la confessione, l'ammissione stupidaggine fatta, stupidaggine però tanto grave che avrebbe dovuto comportare le contemporanee dimissioni dell'autore. E lì si sarebbe chiusa la faccenda, cioè l'autore o l'autrice avrebbe dovuto dire: sono stato io, ho fatto una fesseria, mi dispiace, mi scuso e per questo mi dimetto. Ecco, questo avrebbe chiuso in maniera civile, secondo delle regole, diciamo così, di ordinaria civiltà la vicenda. Invece così non è stato, io mi rendo conto bene, non sono mai pronto a giudicare gli altri, è un esercizio molto difficile. Sì. Mi rendo ben conto anche del travaglio, della sofferenza dell'autore di questo gesto, però portarla fino alla procura, portarla fino alle perizie calligrafiche ordinate alla procura, con un dispendio anche di soldi della collettività che francamente si poteva evitare, con la mortificazione, la scena dei consiglieri che vanno e firmano, hanno fatto la prova calligrafica, un nome ancora più complicato però per intenderci, quindi alla fine probabilmente sarà beccato. Probabilmente, infatti, capiremo se tra e sarà ancora più triste, no? Sarà ancora più triste, perché poi non è che il perito è la verità assoluta, il perito dirà è stata Pinco Pallino dirà no, non è vero, cioè il mio perito, facciamo il combo, il mio perito dice che non è vero, facciamo il processo per un'ingiuria. Io, se posso, ancora mezzo secondo, perché dicevo che è stato un errore leggere. Il Corriere lo ha spiegato anche più volte, molto bene. Ogni volta che c'è un'elezione da Presidente della Repubblica, per esempio, anche può capitare. Insomma, se la scheda è nulla non si legge, se no la scheda diventa
megafono per poter dire qualsiasi stupidaggine, certo, qualsiasi volgarità, qualsiasi offesa in maniera, insomma, senza poter essere individuati. Una volta che lo scrutatore si rende conto che la scheda è nulla, la mette da parte. Lì, devo dire, è stata la stessa consigliera Melini che aveva capito e che giustamente dal suo punto di vista ha detto no, adesso lo dite pubblicamente, ebbe una sorta di giustificabile crisi di nervi, fu un pomeriggio, una sera particolarmente concitata, però anche in questo caso vogliamo dire che è stato bello e non scontato, anche da parte dei mezzi di comunicazione, un'unanime condanna, cioè nessuno ha sottovalutato, e questo è, anche questo è un segno di civiltà, ma poi alla fine siamo troppo buoni, ci stiamo troppo assolvendo. No, stiamo semplicemente commentando in maniera obiettiva e ci proviamo, speriamo. L'entità a cui siamo chiamati nello svolgimento del nostro lavoro, non sempre ci riusciamo, no? Però, sì, però siamo, diciamo, uomini anche allora noi, facciamo così, caso tutta dell'offesa sessista in Consiglio Comunale, 3. No, infatti, decisamente, anche 2, possiamo dire così. E allora c'è invece anche un'inchiesta, insomma, ricordate, un grave fatto di cronaca che fu scoperchiato dalla trasmissione Le Iene. Stiamo parlando dei presunti casi di prostituzione minorile, perché quella è un'inchiesta che, insomma, non ha avuto proprio un epilogo, un risvolto, una chiusura. È rimasta così, come una goccia... Come altre, vedremo che succederà. Qui intanto diamo un voto, insomma, siamo sinceri, a noi sistema dei media cittadini, regionali, che debba venire qualcuno da Milano a trovare queste notizie, ecco, insomma, qualcosa ce la deve... Beh, sì, è chiaro, ce la deve insegnare, no? Però va bene, a volte poi le cose si hanno sotto gli occhi e non ci si rende conto di neanche bene. Dobbiamo un po' fare ammenda delle nostre mancanze in questo caso, dobbiamo insomma, però capire anche come si risolverà, sì, questa questione si risolverà. Sì. Insomma, però il fatto è bruttissimo. È bruttissimo. Io me la ricordo, la riportammo anche sul giornale, la testimonianza, l'intervista, forse per certi versi, insomma, molto dura, molto di un bambino che parlava delle pratiche a cui si prestava, lo diceva con una leggerezza inquietante, che lasciava molti punti interrogativi, perché appunto la sembrava parlasse di come si gioca a calcio, e la cosa sconvolse moltissimo, furono fatte le inchieste, credo che forse un arresto, se non ricordo male, adesso un arresto di una persona un po' avanti d'età fu... Sì, 2 arresti, se non ricordo male, sul diario appuntavano gli incontri con questi bambini, bravissima. E faceva parte di quel filone, sì. Bravissima. Bisogna dire che quella è una zona che è sempre rimasta un po' nella disponibilità di chi... ha voglia di sperimentare pratiche sessuali a pagamento di diverso genere. Questo nella letteratura, diciamo così, cronachistica cittadina è fatto assai noto, nel senso che la strada è veloce, cioè, vicino alla tangenziale, vicino alla strada per direzione Vitritto. Poco illuminata, sì. È poco illuminata, sempre, grandi spazi, insomma, si sa, stiamo vedendo l'interno di una villa che è da quelle parti, che... mi ricordo fu chiamata la casa degli orrori, la villa degli orrori, dove presumibilmente si consumavano le prestazioni a pagamento, come dicevo prima, di diverso genere. Cioè... Beh, molti rifiuti parlano anche di quello che sarebbe accaduto all'interno di questa struttura. Sì, una cosa speriamo che ci... a questo punto, Angelo, che la riqualificazione dello Stadio San Nicola, visto che è una notizia fresca, oggi è stato presentato lo studio di fattibilità, possa in qualche modo aiutare a recuperare questa zona definita terra di nessuno. Sì, però appunto, soprattutto all'ultimo dell'anno, evitiamo di usare, non noi, ma l'amministrazione, i politici, i verbi al futuro. Questo è un grande difetto che ha la classe politica, declinare tutti i verbi al futuro. Faremo questo, ripuliremo la città, aggiusteremo, ristruttureremo, risolveremo i guai della sanità. Ecco, i verbi al futuro non servono più. Devo dire che noi stessi giornalisti abbiamo avuto un po' negli anni, si è innestata una tendenza, cioè magari prima si dava conto dell'inaugurazione, che so, di una
di un centro per gli anziani, mm-hmm. adesso si dà conto del bando per la realizzazione del centro di anziani, mm-hmm. la prima pietra per la realizzazione del centro di anziani, la prima, io l'altro giorno, scusami, non per mm-hmm. citarmi, ho fatto un'inchiesta sul polo pediatrico nascente mm-hmm. a Bari, mi sono reso conto che la prima volta che se ne è parlato è stato 11 anni fa. Sì, i Gaslini del Sud, certo. Si disse i Gaslini del Sud, ci fu dato anche un bellissimo titolo buono sì. per giornali e mm-hmm. televisioni, uso e consumo di giornali e televisioni, pensate era l'epoca in cui il ministro della sanità era Livia Turco, governatore era Nichi Vendola e assessore alla sanità era Alberto Tedesco. Dopo 11 anni, adesso formalmente nelle prossime settimane la cosa andrà in porto, però in realtà... Per ora non cambia nulla, nel senso che l'ospedaletto si stacca dal policlinico. Cambia soltanto la direzione, no? Però sì. infatti nella sostanza non sembra cambiare. Poi non voglio cambiare il discorso o spostarmi, anche se di bambini parlavamo. Nel caso di bambini forse sfruttati in maniera terribile, qui invece i bambini da curare. Però appunto il verbo è al futuro, faremo un grande ospedale per i bambini, quella è una favola di Natale per chi ci crede, invece poi quando lo vedremo, ecco, abbiamo fatto un grande ospedale, così bisogna fare. Allora, ci siamo dilungati perché in realtà ci sarebbero tanti altri temi che hanno caratterizzato questo 2017, abbiamo focalizzato però i fatti, insomma, che più sono conquistati diverse giornate di discussione, diverse pagine di giornale. Siamo in chiusura, Angelo, che cosa ti aspetti da questo? Ma intanto 2018? Un 2017 puntellato dalle visite graditissime a Telebari, per cui ringrazio molto Alessandra, la direzione del telegiornale per il graditissimo invito e quindi grazie di questa consuetudine con i vostri telespettatori che consentite non solo a me, vedo che vengono anche altri autorevoli colleghi. Per il 2018, insomma, io per Bari almeno spero che la città continui su una strada che ha preso di miglioramento. Natale è un periodo in cui tornano persone che vivono lontano, no? Perché le famiglie si riuniscono. Io credo che sia capitato a molti di noi sentire dire, beh, però la città sta migliorando, è più bella. Io sono stato uno di quelli che, per esempio, Via Sparano l'ha sempre un po' difesa, la nuova Via Sparano. Beh, però passeggiarci adesso in Via Sparano, certo si può dire che il grigio poteva essere meno grigio, più chiaro, più lucido, io la trovo più bella di prima, più fruibile di prima, più accogliente, una gran bella strada. E l'effetto canocchiale non è poi tanto male. No, ma infatti è molto bello. Quindi diciamo alla città di continuare a migliorare, a essere più pulita, cioè il porta a porta che sta facendo dei passi avanti, però ci sono zone della città ancora lerce, non sporche, lerce, quindi c'è moltissimo da fare, trovando sempre... avendo chiaro un punto d'arrivo, che non è un punto d'arrivo per la fine del 2018, è un punto d'arrivo, io dico, per quando i miei figli saranno grandi, per quando i loro amici saranno grandi, quando gli amici dei loro amici saranno grandi, quindi tra 20 anni. Ecco, riuscire a immaginare oggi che Bari vogliamo tra 20 anni, secondo me può essere un'utilissima guida per l'amministrazione comunale, per seguire una direzione. Poi comunque l'anno prossimo è l'anno delle elezioni. Chissà se rispetto ai sondaggi che ci sono, e quindi il voto delle politiche avrà poi ripercussioni sul voto comunale e regionale che verranno a seguire. Perché lo dico? Perché appunto poi i progetti a medio e lungo termine si fanno se ci sono amministrazioni in qualche modo coerenti. Veniamo da un quindicennio ormai di centro-sinistra, quindi... vedremo anche che cosa decideranno queste politiche. Appunto, hai citato le politiche, a questo punto diciamo un 2018 di meno promesse e di più fatti, visto che sì, meno futuro nel parlare, nel dire le cose. Allora, siamo in chiusura, non mi resta che ringraziare Angelo Rossano, caporedattore del Corriere del Mezzogiorno, veramente tanti cari auguri. Grazie, auguri a te. Resta Twitter per chi vuole seguire. Auguri a tutti, Angelo auguri a tutti, Rossano. Di cuore. Noi ci fermiamo, tra poco restate con noi.
Paga o brucio l'albero di Natale, arrestate due persone per presunta estorsione alla ditta che ha allestito per Angas Piazza del Ferrarese. Primo passo per il restyling, oggi nella stanza del sindaco il presidente Giancaspro e il presidente del credito sportivo Abodi hanno presentato lo studio di fattibilità per il nuovo San Nicola. Caccia ai botti legali, periferia e mini market al setaccio per i controlli sui fuochi non a norma, nelle prossime ore si intensificheranno le verifiche dei carabinieri. Auguri dalla Rimbam Band, il nostro live dallo spettacolo di beneficenza organizzato dal centro socio riabilitativo Il Villaggio di Berucà con il gruppo comico musicale protagonista con Rimba News del palinsesto di Telebari. Eccoci ancora qui in diretta, ripartiamo dallo stadio San Nicola, la FC Bari e il presidente del credito sportivo si sono dati appuntamento con il sindaco De Caro per presentare lo studio di fattibilità per la ristrutturazione della casa dei biancorossi. Allora vediamo insieme quali saranno le principali novità. La soluzione è l'avvicinamento degli spalti, delle gradinate al campo di gioco e la copertura complessiva, cosa che oggi invece non abbiamo, di tutti gli spalti con una struttura superiore. Quindi nell'ambito di questa soluzione hanno già individuato delle soluzioni tecniche che prevedono l'avvicinamento, le inclinazioni diverse, l'approfondimento del campo di gioco, presenteranno La riduzione dei posti, così come i nuovi stadi, presenteranno nei prossimi giorni, sulla base degli ultimi studi che stanno facendo, ci presenteranno la proposta. Nel momento in cui viene presentato il progetto si aprirà la conferenza dei servizi che si esprimerà in maniera abbastanza veloce. Cioè, la documentazione che ho visto oggi e la presenza del credito sportivo mi fanno pensare che ci avviamo verso la soluzione del problema stadio. Ovviamente poi sarà il Consiglio Comunale a valutarlo, a decidere, e toccherà ai consiglieri comunali valutare se fare la concessione o prendere i risultati della gara. Presidente, adesso speriamo di andare in Serie A, Presidente. Lo stadio lo sistemeremo, speriamo di andare in Serie A. Le due cose andranno di pari passo, confidiamo e ne siamo ragionevolmente convinti. Ci stiamo lavorando ai vari livelli. Posso dire con ragionevole certezza che ci sarà un bel 2018 sotto questo profilo. Avrebbero tentato di estorcere denaro alla ditta incaricata dell'allestimento dell'albero di Natale nella centrale piazza del Ferrarese, chiedendo dai 2.000 ai 500 euro per non bruciarlo. Con l'accusa di tentata estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso, la squadra mobile ha arrestato nella tarda serata di ieri il trentenne Antonio Manzari, soprannominato Tonino l'Impiccioso, e il 42enne Francesco Longo. Chiedo scusa al sindaco e a tutti i baresi per quello che ho fatto. L'albero di Natale è un simbolo della città e ho sbagliato. E quanto ha dichiarato Manzari nell'interrogatorio di garanzia davanti al GUP del Tribunale di Bari, Alessandra Piliego. Manzari, assistito dall'avvocato Massimo Roberto Chiusolo, al giudice ha ammesso gli addebiti dicendo di averlo fatto per difficoltà economiche. Al termine dell'interrogatorio il difensore ha chiesto la sostituzione della misura cautelare dal carcere ai domiciliari e il GIP si è riservato di decidere. Per la stessa vicenda sono state arrestate altre due persone, il 42enne Francesco Longo, che non si è sottoposto ad interrogatorio per motivi di salute, e anche il minorenne coinvolto, che su disposizione del Tribunale per i minorenni di Bari è attualmente detenuto nell'istituto Fornelli. In una nota il sindaco De Caro ha ringraziato la magistratura per aver condotto le indagini in tempi brevi e tutte le persone che hanno avuto il coraggio di denunciare. Allora, non so se siamo in grado di collegarci nuovamente con lo Showville, dove vi ricordo è in saper iniziare lo spettacolo della Rimbam Band a scopo benefico per sostenere l'associazione socio-riabilitativa Il Villaggio di Berucà. Non ho cenni da Barbara Cirillo, allora facciamo così, ci proviamo tra poco. Nel frattempo parliamo della stretta sui botti legali di fine anno, militari in azione nelle periferie e nei mini market. Sentiamo. Cantinole e box nelle palazzine popolari della periferia cittadina, da sempre utilizzati come nascondigli di botti legali e laboratori di artifici pirotecnici artigianali, i più pericolosi ad alto potenziale esplosivo, su cui i carabinieri da giorni stanno mettendo in atto un'azione repressiva con sequestri di quintali di botti. In queste ore i militari, anche in borghese, stanno passando al setaccio i locali interrati degli stabili nei quartieri Iapigia, San Girolamo, San Paolo, Enziteto, Libertà, utilizzati come deposito e nascondiglio di artifici pirotecnici. A Iapigia e Madonnella tre persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria perché trovate in possesso di quasi 300 kg di materiale pirotecnico vietato alla vendita.
Nel mirino dei carabinieri e della polizia locale anche i piccoli supermarket di periferia ed empori cinesi non abilitati alla vendita di botti. L'ultimo maxi sequestro in una villa nelle campagne di Ruvo, dove era stato allestito un vero e proprio opificio per la costruzione di bombe carta e batterie piriche già pronte all'uso. L'immaginario nel presepe, il titolo della mostra collettiva allestita nello spazio Giovani in via Venezia. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 4 gennaio. Sentiamo. La barca appunto sono gli emigranti che finalmente arrivano sulle nostre coste, no? E quindi il tema del presepe è accoglienza, tutto mare, perciò il mare aperto che noi accogliamo tutti, come tradizione diciamo barese. Ispirati alla tradizione ma allo stesso tempo con un richiamo ai temi di attualità come l'immigrazione e l'accoglienza, sono i presepi allestiti nella Galleria Spazio Giovani in via Venezia 41, nella mostra collettiva di una decina di artisti baresi, maestri presepisti di antica tradizione come Vito Colella e Gaetano Perfetta, tanto per citarne alcuni, ma anche giovani artisti ispirati al tema della natività che attraverso le loro opere d'arte hanno veicolato al pubblico messaggi di speranza e di attesa per un mondo migliore. C'è anche un presepe ispirato alla tradizione ebraica, altri futuristici in cui si fondono tradizione e modernità. Il messaggio di noi presepisti è quello appunto di nella tradizione che purtroppo si è persa, è di recuperare il valore della famiglia e quindi di speranza, no? Perché diciamo tutto possa andare per il meglio e non perdersi diciamo nel consumismo quotidiano e natalizio, festaiolo e quant'altro. Allora, siamo pronti per collegarci con lo Showville. Torniamo da Barbara, vi ricordo sta per iniziare lo spettacolo della Rimbambe Band che avete visto nel precedente collegamento. Usciamo per da questo campo con un po' di amarezza in bocca perché abbiamo disputato un'ottima gara. Scusate, sto avendo un ritorno audio, ho qualche problema di intromissione di audio. Allora, lo spettacolo della Rimbambe Band sul palco dello Showville organizzato dall'associazione Il Villaggio di Berucà. Allora, Barbara, torno da te. Alessandra, sta un po' succedendo di tutto, in realtà abbiamo tardato perché si sono cambiati, nel frattempo sono in versione elegante. Abbiamo la badante che sta badando a Nicolò. Allora ragazzi, abbiamo detto, ci siamo lasciati, forse vi siete persi l'ultima parte del collegamento sui buoni propositi, le avevo chiesto di prepararsi sui buoni propositi per il 2018. Raffaello, parto da te. Beh, noi ci siamo visti ieri e li sai un po'. Io li so. Allora, però i miei personali buoni propositi, migliorare due o tre cose del mio carattere, due o tre, non di più, due o tre così del mio carattere, e debuttare con uno spettacolo nuovo sulla follia, ce lo siamo detti ieri e basta. Sempre della Rimbambe Band, Renato. Debuttare col mio prossimo spettacolo, se lo so, l'Oscar. Quali sono? Di mettere mia moglie incinta per la terza volta. Ti uccidiamo noi soprattutto. No, è quello di stare bene con la Rimbambe Band, è quello di dare la gioia ai baresi e non solo per l'anno prossimo, perché bisogna dirlo che noi debuttiamo con lo spettacolo nuovo a dicembre prossimo, quindi mettete i soldi da parte e conservateli per dicembre prossimo. Per i regali di Natale, Nicolò. Allora, sicuramente per quanto riguarda la Rimbambe Band, cercare di fare uno spettacolo più bello possibile, che come il buon Ciardo ha ricordato, costerà tantissimo, per cui è bene mettere i soldi. No, lo scherzo. Poi vorrei migliorare, ho comprato un sassofono, si chiama sax basso, vorrei migliorare a suonare quello in questo 2018, vorrei dimagrire e vorrei comprare casa. Ah, vedi, Vittorio. Io vorrei essere una persona migliore e poi se le cose andranno come andranno e quindi debuttare con un nuovo show, con la Rimbambe Band, e avrei un sogno nel cassetto, quello di fare la maratona di New York, e spero insomma di portarla a termine questa cosa, questo sogno. Senti, ti porti il rosso poi a New York? Lui è la mia personal trainer. Sì. Io dormire. Sì, dormire, perché non si riesce tanto bene con questi, quindi nell'anno prossimo vorrei dormire di più. Sì. Vai a Lodi, hai la singola. Ho la singola? Sì, sì. Allora va bene, cominciamo bene. Allora, è diventato rosso della vergogna. È vero.
Beh ragazzi, ricordiamo per chi se lo fosse perso che comunque sarete in trasferta a Lodi per Capodanno, ci vi aspetta un viaggio bello lungo. Saremo anche poi a Firenze, a Bologna, un lungo tour fino ad aprile, venite a trovarci su www.rimbambent.it, sulla nostra pagina Facebook. Ma noi ci salutiamo qui perché ci ritroviamo tra pochissimo e certo con i collegamenti, anzi con gli auguri per i baresi, ci sta, a tra poco. In sala che non ce ne frega niente, di l'importante è fare questi collegamenti. Vi prendiamo in parola. Allora ci fermiamo, pausa pubblicitaria e torniamo tra poco, restate con noi. Bentrovati a un nuovo aggiornamento meteo. Diamo uno sguardo alla giornata di sabato che vedrà un fronte atlantico addossarsi sull'arco alpino, quindi molte nubi specie sulle Alpi settentrionali. Qui qualche nevicata, qualche debole fiocco di neve a quote medio-basse, asciutto invece in pianura padana. Poi in giornata un po' di variabilità anche sul medio-basso Tirreno, qualche isolato fenomeno, nulla di che, altrove invece clima asciutto. Ma andiamo a vedere la mappa delle nuvolosità, ci conferma appunto il passaggio di questo fronte atlantico in arrivo dalla Francia, molte nubi alte di passaggio, nubi un po' più compatte però sulla parte tirrenica. Qui non è escluso qualche goccia di pioggia, però per l'appunto non sono fenomeni significativi. Invece sulla parte adriatica, pianura padana e parte ionica, clima nel complesso asciutto. E poi insomma la mappa in sintesi dell'Italia, come detto questo fronte che si addossa sull'arco alpino con le nevicate, specie a ridosso delle zone confinali, altrove poco da segnalare le temperature che saranno in lieve aumento al sud Italia. Con questo per il meteo è tutto, i dettagli sull'app di Trebi Meteo. Eccoci ancora qui in diretta, lo avevano promesso prima della pausa pubblicitaria, Rimbambend, gli auguri in diretta, allora torniamo da te Barbara. Allora non potevamo che chiudere ragazzi, gli auguri ai baresi. Ai baresi, dai, gli auguri a tutti i baresi da parte della Rimbambend. Auguri a tutti i baresi, speriamo che sia l'anno buono per la Serie A. Perché noi ci crediamo, noi siamo, io e Nicolò spesso ci incontriamo anche allo stadio, accidentalmente, nel senso che vorremmo non incontrarci, ma io purtroppo... Telefono, pure. Io telefono. Vogliamo fare un augurio alla nostra maniera, ai baresi? Dai, sì. Qua, two, three, four. Cusa do sta, meu meglio paese. Non cresce l'erma, sto nel Parise. Si me le meglio du continente. E ci facim du cime de rap. Siamo venuti in Tabra Vecchia, come che le cambaccolette. Siamo venuti in Piazza Massari, a non c'è la camar. Sono la valvola, sono la vadis, sono le guante che la divis. Poi la chiesa, sono le cola, dove sono le cime di col. Adesso andate. Fantastici, grazie. Grazie alla Rimbambend. Vattene, perché ci abbiamo gente. Vattene. Ci amano. Allora, auguri anche alla Rimbambend. Noi siamo in chiusura, adesso vi lasciamo con una rievocazione artistica della Natività e quella avvenuta a Noicattaro, ce la racconta Ilaria Del Vino. Io intanto vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon fine anno e un buon 2018. Guardo il presepe scolpito, dove sono i pastori appena giunti alla povera stalla di Betlemme. Anche i re magi, nelle lunghe vesti, salutano il potente re del mondo. Pace nella finzione e nel silenzio delle figure di legno. Ecco i vecchi del villaggio e la stella che risplende. È il Natale, nei versi di Quasimodo e nella Noicattaro di questi giorni. Il comune presenta per il secondo anno consecutivo la rievocazione artistica del più importante evento della storia. La Natività diventa una vera e propria rappresentazione teatrale che prende vita scena dopo scena, come in un film. Il cielo, il vento e il freddo non hanno scoraggiato chi sente il Natale nel cuore ed è profondamente legato al suo significato. L'idea
nasce con padre Lorenzo, padre spirituale della grotta di Lourdes a Noicattaro, da cui il nome dell'associazione che ha guidato l'organizzazione dell'evento. Siamo come quei pescatori che una volta che hanno perduto la rotta, cosa fanno? Stanno a guardare l'acqua, stanno a guardare la loro navicella, guardano in alto, a cercare la stella polare. E quel bambino che rappresenta, oltre che la figura del figlio di Dio, rappresenta la vita che nasce, rappresenta un aspetto carezzevole. Quando tu hai un bambino, tutta la passione della vita, le energie si sprigionano, perché hai un senso, quello di accogliere la tenerezza di un bambino. E allora questo bambino, oltre che il figlio di Dio per noi cristiani, rappresenta qualsiasi passione, qualsiasi bambino. Importante che impariamo ad amare, questo è importante per avere il senso del vivere autentico. Con la cura del direttore artistico Angelica Di Fronzo, le idee hanno preso vita. I preparativi per il presepe sono impegnativi, però è uno sforzo gradevole, è uno sforzo che si fa volentieri, perché poi il risultato è, oltre alla bellezza proprio quella visiva, c'è anche qualcosa di un po' più profondo. Ripercorrere la natività di Cristo è introspezione, esplorazione di una parte di sé, importante non solo per i cattolici, ma per ciascuno di noi. Ben oltre la fede e le religioni c'è un bisogno, un confronto obbligato col più grande mistero dell'universo, la vita.